qua? Io sto bene, ho ribatte le cariche. E tu come stai? Male. Dai, tirati su di morale. Ora ci sono anche io ad aiutarvi. A 60 cm di altezza si candida ad essere il medico più richiesto dai piccoli pazienti del pediatrico Salesi di Ancona. È Estrabot, il robot in dotazione all'ospedaletto, in grado di distribuire cure, consigli e musica rap. È la robotherapy entrata a tutti gli effetti al Salesi, che si va ad affiancare alle altre coterapie, clownterapia, giocoterapia e arteterapia. Il progetto ha riunito Fondazione Salesi, Estra Prometeo e le scuole ITIS Marconi di Iesi e l'Istituto Comprensivo FA di Bruno di Marotta. Una nuova frontiera che permette ai bimbi ricoverati di avere un amico dei giochi, anche dove genitori e parenti non possono entrare. Per tutta quella che è la preparazione all'attività chirurgica che oggi, per quanto riguarda per esempio anche l'accompagnamento dei genitori, si ferma alla camera di degenza del bambino. Il robot ci consentirà di proseguire tutta questa attività di preparazione fino alla camera preoperatoria. E questo sarà sicuramente molto sfidante e molto importante. L'obiettivo, lo dico sempre e lo ripeto, è il fatto di curare i bambini il meno possibile in ospedale, però quando sono da noi debbono avere tutti i comfort, debbono avere anche l'amico del cuore come può essere questo robottino. Si tratta di un robot open source, programmabile a seconda delle esigenze dei bimbi. Il robot dispone di due telecamere e grazie all'uso di queste telecamere uno riesce a vedere com'è il viso del bambino e com'è in grado di interagire col robot. Poi può essere fatta una programmazione con l'operatore completamente assente, lasciando il robot e tutte le variabili che uno aveva ipotizzato in precedenza nel programma, oppure fare un attimino di correlazione fra l'operatore, che sa una sorta di back office tramite il computer, può diciamo stimolare più o meno alcune variabili e quindi far assumere al robot dei behavior, che praticamente sarebbero dei comportamenti in funzione degli atteggiamenti del bambino stesso. Estrabot arriverà a breve nei reparti di spirometria e chirurgia, è frutto del sostegno di Estra Prometeo. Abbiamo messo al centro il bambino, ecco, le eccellenze per quanto riguarda la cura del bambino, la cura della persona, per noi questo è un elemento assolutamente fondamentale, assolutamente importante, abbiamo realizzato qualcosa di straordinario.